Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo gioco Pokémon, Pokémon Apollo Version. Come vedete da questa R sullo sfondo, diciamo che il gioco ci fa capire che faremo parte di una grandissima organizzazione criminale conosciuta in tutto il mondo dei Pokémon con il nome di Team Rocket. Eh sì, finalmente faremo parte di quella fottutissima, grandissima, fantastica, criminale organizzazione che sinceramente ritengo superiore sia al Team Acqua che al Team Idro, ragazzi, dai, diciamolo. Il Team Rocket è il Team Rocket, chi non vorrebbe far parte del Team Rocket? A parte Ash e compagnia bella, Red, tutti quanti questi personaggi qui, che naturalmente lo ostacolano, anche se a dire il vero nell'anime Ash non è che abbia proprio tutti questi problemi ad eliminare il Team Rocket, quindi nulla di che. Vabbè, a parte che poi qui, vabbè, proprio al posto del professore abbiamo Giovanni in poche parole ci ha detto che siamo le nuove reclute e io ho scelto la ragazza, come potete vedere la chiamerò Leana perché scelgo sempre il maschio. È vero che in Dragonstone ho scelto la femmina, però siccome scelgo sempre il maschio, dico vabbè, ma anche faccio delle acrom, scelgo la femmina. Che cavolo, cambia il fatto che l'immagine si è fottuta. Mentre qui abbiamo un Red mongolo, nel senso che viene dalla Mongolia, cioè è uno sprite. È pallido, mamma mia, nuovo nome. Red, scelgo il primo Red, dai, su. Quindi insomma mi ha detto che se conoscevo il nome di questo allenatore, gli ho detto che si chiama Red, ha detto stato di grande aiuto Leon. E vabbè, allora, un mondo di crimine, capitalismo basato sui Pokémon ti aspetta. Ma che cazzo è? Ah, mi sveglio, dove sono? Non lo so. Ah, nascondito Team Rocket, bene. Sei in ritardo, Giovanni ti aspetta. Ah, vai all'ufficio di Giovanni. No, Giovanni mi aspetta. Vai all'ufficio di Giovanni. Che non so dove, ma dovrebbe essere quello lì, Giovanni? Scecomi? Leana, perché ci hai messo così tanto? Spero che tu sia più puntuale ai nostri altri meeting. Ad ogni modo, ti ho chiamato qui perché oggi perché devi iniziare la tua carriera. Seguimi. Più che altro vedi che sono io che vado avanti. Come puoi vedere ci sono 3 Pokéball sul tavolo e come membro del Team Rocket ruberai un Pokémon e te ne servirà uno per conto tuo. Ricorda, non ti ci affezionare, i Pokémon sono strumenti, nulla di più. Wow, proprio come dice Giovanni del Team Rocket, non mi affezionerà questi Pokémon. Ekans. Nope. Coughing. E cosa c'è, un Rattata? Ah, c'è un Grimer, ok. Pensavo ci fosse un Rattata, ma un Zubat. Però vabbè, Ekans e Coughing diciamo che sono i più facili da trovare nel Team Rocket. Però vabbè, dai, scelgo Ekans perché sinceramente è quello che mi sta più simpatico tra questi tre, veramente. Perché poi se vediamo più forte alla fine potrebbe essere benissimo Grimer che si evolve in Machi più forte, però vabbè. Ok, devo andare sopra e devo combattere, mi ha detto Giovanni. Questo non dice niente. Bene, e cosa abbiamo qui? Prima che tu combatti contro i nostri cagnazzi, perché non c'è, non possiamo fare il nostro centro Pokémon privato. Bene, dovevo combattere contro queste reclute? Non mi batterai, ecco, grazie per queste bellissime parole, sono molto motivato ora. Team Rocket Grunwell, ti bello, Team Rocket Grunwell, sei da, go again. Dunque, direi che posso iniziare con Veleno tu, Veleno Spina? Se era quello il nome giusto, non mi ricordo mai. Bene, la prima è abbastanza facile da fare. È un Rattata, è solo Veleno Spina sbagliato. Bene, andiamo con una Volgibotta. E sbaglio ancora. Bene, sapete che vi dico però, lo indebolisco un pochetto, no? Ho fatto 2 fulmi sguardo, sempre perché ho sbagliato, quindi l'ho indebolito e quindi Wrap, insomma, Volgibotta ha più effetto. E non salgo di livello, però devo andare al centro Pokémon a recuperare un po'
Salute. Se no non si va avanti in qui. Chi è il prossimo con cui combattere? Dunque, c'è quella tipa lì. Ma sì, dai, combattiamoci contro. Dovrei andare io in missione, non tu. Mi dispiace, caro. E non ho neanche una pozione. Benissimissimo. Andiamo sempre con veleno spin. Ah, poi lui è tipo terra. Ah, però è stato avvelenato. Vabbè, dai, su, meglio così. Oh no, me la voglio botta. Perché non me l'ha fatto? Maledetto. Maledetto. Va, vabbè, defense curve. Proprio lui. Ah, oh. Yes. Ok. Allora, contro lui non vorrei fare fulmine sguardo perché è un po' pericoloso, dato che è tipo avere un punto, ma non dovrebbe avvelenarmi, dato che sono tipo veleno pure io. E mi tocca entrare un'altra volta al centro Pokémon. Ok, ecco un'altra reclata da cui sfidare. Ah, praticamente sarei io, però io sono un altro io, cioè nel senso ci sono capito. Per Nidoran è lo stesso discorso, la indebolisco un pochettino, poi vado con la Volgibotta e guardate un po', ne ha fatto un cavolo. Andaur fa paura perché è tipo buio fuoco e se fa braciere fa danni, eh. Oh, è diventato improvvisamente biondo James. Preparati a passare le guardie, quelle molto grossi. Wow, che figata però! Molto meglio dell'anime, molto molto meglio, sono molto più Yoru Wack 2005. Yes. Molto bella comunque questa roba, l'avevo doppiata un po' di tempo fa, però era proprio beta 0.01, questa è la beta 0.03. Cioè 0.03 sì, ecco. E quindi dovrebbe essere stata parecchio portata avanti come gioco, non so quanto durerà, ve lo dico perché essendo una beta, le beta di solito hanno vita corta, però penso che buona parte del gioco sia stata completata. Poi magari ci fermiamo dopo 3-4 missioni, però intanto ho non perso. Con niente, porca forza. E vabbè, che ho Lucky Gianno Meo morso, sì, morso. Va, oh, avvelenato pure, mamma mia. A parte che l'Ax, ragazzi, in Pokémon rosso, poche verde foglia, l'Ax è una cosa che non esiste in mai nessunissimo mondo, porca puttana. Ok. Sto calmo e non mi arrabbio. Ok, vediamo un po' se ce la facciamo a farcela stavolta. Oh, con morso le cose vanno decisamente meglio. Oh, mi ha un colpo solo è bastato. E la peppa. E che ne sarà 10. Molto bene, molto bene. Molto molto molto. Molto bene, molto bene. Mi danno un meo. Sì, è bello. Già che era quello di tutti i giorni, non è vero mai, però è bello. Come non sono stato autorizzato? Che cacchio lo fa? Ah, è davanti a Giovanni che ha sconfitto i cosi là. Ah, mi dà un Pokédex. Ah, Rocket Shoes. Correre alla velocità della luce. Bene. Ah, la prima missione. Master non si ti ruba. Un ATM. Ah, hai capito. Vuole che io rubi un ATM per farne, così lui può fare le cose e venderle a prezzi alti. Che maledetto doppio giochista. No, doppio giochista no. È un genio della truffa. Perché poi solo lui li produrrà e solo lui li metterà in commercio. Quindi sì, può metterle a prezzi alti. Bravo. Ora posso andare, bene. Dio, quello contro questo da combattere. Doppio. Oioi. Bella non è. Vabbè, intanto vi ho sconfitto Zubat con due colpi. Ah, ok.
Venonat ci vuole un po' di più. Venonat pure guarda, se c'era Venonat da scegliere come Pokémon iniziale sceglievo lui. Senza me. Oh. Sei qui, già ne metto di parte questo. Pokeballs, ok. Ho 5 Pokéball ora. Posso catturare Pokémon. E la polizia sa che sto in giro. Che bella cosa. Cioè io parlo con la gente me ne freghista a quanto. Dunque stiamo a Stratton City perché sì, lì c'è il casino Rocket, quindi insomma c'è anche il nascondiglio, quindi sì, un po' come Pokémon Blue Kaizo. La polizia mi insegue, se sono circondata. Sono l'ufficiale Jen, ma sei un maschio. Vabbè dai, è uguale. Il Team Rocket non ha business in Saffron City. Proprio papale papale. Arrestatela! Sei sotto arresto? No, non è vero. Non sono sotto arresto. Guarda bene. Vedi come vedi sono ancora libera. Dunque deciderei di... Madonna. È un problema questa battaglia perché... Snubbull fa... fa l'attacco di quello con i denti, no? Tipo denti di ghiaccio, denti fulmindenti, rocodenti. Quindi insomma è un po' un problema. È un po' un problema, ma con un morso fatto secco. Ci prenderemo noi cura di questo. Ok. E mi prenderò cura di cavolo. Growlithe and Aur. Cosa farai? Non lo so perché, non lo so. Io voglio solo vincere questa battaglia e andarvi da qui. Vivi da qui. Già mai. Troverai un allenatore che ti farà il culo come me. Oh yeah, oh yeah. Mamma mia come ti apro Andaur. Con un morso ti apro, ti mangio la gabbia toracica. Con tutte le ossa. Vai, sì, abbiamo vinto. Nessuno può fermarmi. Sei mia, non penso proprio. Ufficiale Jenny. Ma che ti hanno messo a dieta? Mamma mia come si secca. Devi mangiare un po' di hamburger pare. Dunque Snubbull, ecco, è un problemone. E rogodenti, fulmindenti, e vai, chi più ne ha più ne metta. Dunque Growlithe è un problemino. Molto molto problema. Però se continua a flinciare. Niente, è rimasto solo Ekans. Potrei anche farcela se... Boh, non lo so ragazzi, ho paura. Porca... Ma come cacchio ho fatto 12 punti vita con un solo morso? Madonna... Vabbè, comunque sia. La prossima... Per questa volta l'episodio lo concludo qui. Nel prossimo ci divertiremo molto con l'ufficiale Jenny. Le faremo il culetto nero. Va bene, per questo episodio è tutto. E ci vediamo nel prossimo. Bye bye!